Team di uno Santos, studiamo la legge di conservazione del momento angolare. Ora, non vi voglio fare tante formule, come si dice. Andiamo un attimo sulla pratica. Una bella dimostrazione questa. Giusto? Quindi, se la Terra girasse, un nostro bello giroscopio, che me lo sto preparando, dovrebbe tenere in considerazione il suo non movimento nello spazio. Quindi, in teoria, appunto, il giroscopio, se lo tengo fermo in una stanza mentre la Terra gira, lui dovrebbe trovarsi nell'angolazione che mantiene la sua stabilità, e questo è uno strumento utilizzato in tutti gli aerei. Ok, ora, spiegate a questi signori qua, no, che la Terra gira. Spiegate a loro. Spiegate loro che quando vanno verso il nord dovrebbero girare di meno a sinistra, perché vanno contro il senso della Terra. Invece, siccome la Terra non gira, secondo me non tengono conto proprio del movimento di rotazione della Terra, perché altrimenti non esisterebbe la legge di conservazione del momento angolare. Ci siamo capiti? Momento angolare. Quindi, mentre uno guida questa macchina, dovrebbe tenere in considerazione questa legge, che è il momento angolare, rotazionale della Terra, ma non mi sembra che lo tengano in considerazione. Io andando in bici non lo tengo, quindi penso, chiedete a tutti quanti, fanno spinte al massimo o a nord o a sud. Buona vita a tutti.